continuiamo, anzi iniziamo questo culto a benedire il nome del Signore. Amen. E che Dio possa intervenire, benedire il nostro cuore e iniziamo a lodare il Signore. Io scendo, lascio lo spazio ai fratelli, poi dopo, quando il Signore mi guiderà ancora, continueremo il culto questa mattina con la parola, con la Santa Cena e che Dio possa benedire il nostro cuore. Amen. Benvenuti a tutti quelli che ci state ascoltando da casa, che Dio possa benedirvi con la lode, l'adorazione, con la parola e che il Signore faccia un'opera nuova nel nostro cuore questa mattina. Amen. Gloria a Dio. Cominciare a benedire allora il Signore insieme. Vogliamo cominciare con un canto che riprende le parole dell'Apostolo Paolo, che diceva che noi predichiamo Cristo ed Egli crocifisso, che è scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, però è la potenza e la sapienza di Dio. Amen. Vogliamo cominciare annunciando che il nostro Signore Gesù è risorto ed è vivo in mezzo a noi. Amen. E lo vogliamo lodare. Noi predichiamo Cristo, potenza di Dio. Noi predichiamo Cristo, noi predichiamo Cristo, sapienza di Dio. Noi predichiamo Cristo, agnello di Dio. E ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Padre. Sapienza di Dio, noi predichiamo Cristo, agnello di Dio, e ogni ginocchio si piegherà, e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria del Padre. Alla gloria del Padre. Amen. Alla gloria del Padre.
Grazie Signore, tu sei in mezzo a noi, Signore. Tu sei già in mezzo a noi, ti vogliamo adorare, ti vogliamo rendere la gloria, l'onore, l'adorazione. Vogliamo pregare insieme, vogliamo alzare le nostre mani e adorare il nostro Re dei Re che è in mezzo a noi. Signore dei Signori, ci vogliamo unire agli angeli, alla corte celeste che adora incessantemente, dice Santo, 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 e Signore Dio degli eserciti. Alleluia, Signore, noi ci prostriamo davanti a Te, davanti al Tuo trono, Signore. Anche se non Ti vediamo, Signore, per fede noi Ti sentiamo, Signore, Ti vogliamo adorare, benedire, glorificare, rendere grazie, Signore, perché la Tua benignità dura in eterno, Signore, la Tua misericordia si è rinnovata per noi questa mattina. E il Tuo sangue, Signore, parla davanti a Tuo Padre, Signore, nel tabernacolo celeste, il nostro favore. Grazie, Signore. Io so che tu sei qui, perché
possano toccare il volto tuo, Signore. Io so che tu sei qui. Alleluia. Mi viene davanti un'immagine del Salmo di Davide, questo uomo che conosceva Dio e che lui si sentiva o non si sentiva. Lui disse in un salmo: io sempre posto il Signore davanti agli occhi miei, perché Egli è la mia destra e io non sarò affatto smosso. Alleluia, io posto che mi sento o non mi sento, che sia nella prova o nella gioia, ho deciso e decido di mettere il Signore davanti ai miei occhi. Alleluia, io non sarò affatto smosso. Alleluia, quindi questa impressione che Dio ci dà questa mattina, in questo culto cammina davanti a noi, Signore, e noi siamo davanti a Te. E c'è quel canto che dice: davanti a Te io voglio restare, Signore. Davanti a Te io voglio stare nella Tua presenza, adorarti, ringraziarti. Alleluia, come la nuvola camminava davanti al popolo di Israele. E la nuvola si stava ferma un mese, un giorno, un mese, un anno, Israele guardava la nuvola e rimaneva fermo. Ma quando la nuvola si alzava, Israele seguiva la nuvola. Alleluia. Alleluia, perché Israele aveva messo davanti ai suoi occhi, aveva posto il Signore. Il Signore era lì, e li guardava, li guidava. Alleluia. E Davide disse: io ho deciso, così in ogni situazione della mia vita, di porre davanti ai miei occhi il Signore. Alleluia, gloria al tuo nome. Egli è la mia destra, Egli mi sostiene, Egli non mi lascia, Egli non mi abbandona. Egli è al mio fianco. Alleluia. Grazie, Signore. Sei buono, Dio. Ti amiamo, Signore. Ti adoriamo. Alleluia. Saluto. Sono rivolti a Te, Signore, alleluia, davanti a Te.
Alleluia. Celesti angeliche, alleluia, sacerdoti, cherubini, alleluia, erano lì davanti al trono e gettavano le loro corone e i loro piedi, dicevano: tu sei degno di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, alleluia, davanti ai tuoi piedi, davanti a te noi gettiamo le nostre corone, alleluia, noi ci mettiamo ai tuoi piedi, alleluia, questa mattina per darti l'onore e la gloria, vi offriamo questo lode, questa adorazione che viene dal profondo del nostro cuore, per dirti che tu solo sei degno, Signore. Alleluia, gloria, sei degno, Santo, 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 alleluia, Santo, 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 gloria, 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 la lode, la gloria, alleluia, alleluia, gloria, 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 alleluia, a te che siedi sul trono, Signore, a te che Signore siedi, gloria altissima, Signore, alleluia, sul cielo, per la gloria, alleluia. Davanti a Dio, non davanti a un idolo, davanti a Dio, alleluia, una persona meravigliosa che puoi adorare, parlare, amare, alleluia, ringraziare. Spirito mi fede, Santa voce.
chiesa, si soffia, rua, diglielo, soffia, rua su di me, diglielo, soffia, diglielo, rua, soffia, diglielo, diglielo, soffia su di me, rua, soffia, diglielo, chiesa, soffia, soffia sulla tua vita, soffia su di me, rua, soffia, soffia, soffia spirito, rua, soffia su di me, rua, soffia su di me. Soffia Spirito di Dio, alleluia, soffia, alleluia, e gli porta vita, dove lui passa, dona vita, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia, alleluia, un esercito di Dio, alleluia, gloria al tuo nome, Dio, di questa visione Ezechiele, dice figlio mio, profetizza su queste ossa secche, queste ossa potrebbero rivivere, lui disse, tu lo sai Signore, tu puoi tutto, Signore, e Dio gli disse profetizza figlio dell'uomo, profetizza su questa ossa secche, e di Spirito di Dio soffia da quattro venti e viene, e alleluia, gloria al tuo nome, e lui vide, era ossa secche, alleluia, e non c'era vita, non c'era nulla, ma quando lo Spirito di Dio cominciò a muoversi, dice che incominciò a entrare la vita in quelle ossa. In quelle ossa cominciavano a crescere la pelle, i nervi, poi la pelle, la carne, alleluia, poi entrò lo spirito in loro, dice era un esercito grande e grandissimo, alleluia. Dio restaura le vite ancora oggi, restaura i cuori, restaura la chiesa, restaura. Soffia di me, soffia su di me, rua. Grazie della tua presenza qui, Signore. Grazie del tuo spirito qui in mezzo a noi, alleluia. Del soffio tuo dolce, Signore. Della tua dolce presenza, della tua brezza nel nostro cuore, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, grazie, Signore. Grazie, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Sento ancora nel mio cuore di fare ancora un canto al Signore questa mattina prima di passare ad altro, alleluia, ma Dio ed è qui e noi vogliamo onorarlo con tutto il nostro cuore e siamo grati a Lui per la sua presenza. Possiamo offrirgli il nostro cuore questa mattina, noi stessi, Signore, il nostro canto, la nostra adorazione, Signore, invocando il tuo nome, dicendoti grazie della tua bontà, della tua misericordia, del tuo amore in questo giorno, di stare qua nella tua casa, Signore, e adorarti, Signore, e benedirti. Alleluia, del tuo spirito che qui in mezzo a noi e ci visiti questa mattina, la tua presenza. Oh, frate, la loro
vita al mondo ci salverà. Grazie della tua bontà, Signore, perché Davide diceva la tua bontà vale più della vita, la tua bontà, gloria al tuo nome, la vita, tante cose importanti su questa terra sono buone, utili, preziose, ma Davide diceva la tua bontà vale più della mia vita stessa. Grazie, Signore, alleluia, perché oggi siamo qua ancora riuniti insieme davanti ai simboli del pane e del vino. Grazie al Signore perché possiamo celebrare la cena del Signore. Alleluia, gloria, ricordando la tua morte, la tua risurrezione, alleluia. Come un ricordo, Signore, vivo e vero, perché tu non sei, tu sei morto, ma sei risorto e vivi e regni nel nostro cuore. Ti ringraziamo, Signore, ancora come tu, Signore, prendi le redini e guidi questo culto, Signore, col tuo Santo Spirito in ogni cosa che faremo. Che la tua misericordia, la tua grazia e il tuo spirito sia con noi, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Come date di cuore. Gloria al Signore. Bene, io voglio dare il benvenuto a... Ricordo tu? Marilena, pensate che ho parlato prima con te. Dio ti benedica, Marilena, altre persone che sono state con noi. Benvenuti nella casa del Signore. E vogliamo affidarci nelle sue mani. Questi giorni... ho ascoltato qualcosa di così. C'era una ragazzina, una bambina piccola, e sai, sapete perché? Noi molte volte dice la Bibbia che dobbiamo essere come piccoli bambini, affidarci a Lui, e dice che questa bambina, lei pregava perché credeva che Dio rispondeva alle preghiere. Una bambina piccola, e mentre lei pregava, diceva a sua mamma: mamma, voglio un gatto bianco, sì, mamma, voglio un gatto bianco, dammi un gatto bianco. E sua mamma era affaccendata in tante cose, diceva: figlia, io ti ho insegnato a pregare. E prega che Dio ti dia un gatto bianco. E lei diceva: mamma, dammi un gatto bianco. E lei diceva: sono indaffarata, figlia, io ti ho insegnato a pregare e chiede al Signore che ti dia un gatto, un gattino bianco. Sta di fatto che lei abitava vicino alla casa di un pastore, e questo pastore era dall'altra parte. Che è successo? Perché in quel momento lì sembra, ma Dio è meraviglioso, Dio. Ha detto che c'era questo gattino bianco, non so come sia successo, era salito su un albero, e questo pastore, non so come aveva fatto, voleva farlo scendere, e invece di farlo scendere, sapete, dall'albero, il gatto è saltato dall'altra parte. Questa bambina entrò, è entrata nel cortile, e dal cielo ha visto scendere questo gatto, e lo ha preso in mano, ha detto: mamma, Dio mi ha risposto alle preghiere. Dopo due giorni il pastore è entrato in casa di questo, ha detto: avete visto magari un gatto bianco? E dice: il gatto è mio, il gatto mio, è caduto dal cielo, il gatto è mio, non lo puoi prendere. Vedete, Dio è meraviglioso. Amen. A me, quando ci affidiamo a Lui, Lui risponde alle nostre preghiere. Dio risponde. Sembrano delle cose banali, semplici, ma Dio agisce in ogni area e della nostra vita. Amen. Gloria a Dio. Amen. Quindi, ancora oggi tanti fratelli sono ancora in vacanza, altri devono arrivare, preghiamo che Dio possa ancora accompagnarci e trovarci qua al più presto. Amen. Io ho desiderio anche subito di magari di passare alla professione, magari domenica avremo possibilità di fare qualche testimonianza, ma vorrei raccogliere l'offerta e poi passare subito alla parola di Dio per annunciarvi ancora il messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore per poi fare la cena del Signore insieme. Amen. Vogliamo prendere la nostra offerta, vogliamo ringraziare Dio. Faccio di nuovo, magari alzare in piedi un attimo. Grazie Signore, alleluia, grazie Signore. Grazie Padre, benedetto è il nome del Signore, alleluia. Benedetto è il tuo nome, Signore. Grazie Signore, alleluia, grazie Padre, perché ogni volta che noi ci presentiamo davanti a te, riconosciamo che tu sei il Signore. Il grande e meraviglioso Dio, alleluia, colui che regna, che ha creato tutte le cose, Signore, che vive nell'eternità, il principio e la fine di tutte le cose, Signore. Noi vogliamo dirti che, alleluia, Signore, tu non hai bisogno di nulla, Signore, perché tutto ti appartiene, ma vogliamo offrirti con tutto il nostro cuore questa offerta che possa essere di benedizione ancora per questa Chiesa, Signore,
per i bisogni che ci sono in mezzo alla Chiesa, all'opera di Dio, che tu ci dai forza, la salute, la grazia di andare avanti ogni giorno e ci colmi della tua forza, delle tue benedizioni per onorare il tuo nome in questa città, perché tu hai posto una luce in questa città e questa luce non può essere nascosta, ma deve essere vista, Signore. Noi ti ringraziamo anche per l'offerta, che sia di benedizione per ognuno di noi e per la tua Chiesa e per la tua opera, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ma tutte le cose del culto sono importanti. Amen. Io voglio subito passare la parola al Signore questa mattina e di questo proposito che il Signore sta mettendo nel nostro cuore e di questa la ricerca del volto del Signore. Amen. E ho titolato questo messaggio, come ho detto, cogliere le opportunità, cogliere le opportunità che il Signore ci dà. Quindi lo scopo di questo messaggio di questa mattina è per incoraggiare i nostri cuori, le nostre anime, la nostra fede, perché Dio vuole che noi siamo pronti a avvicinarci sempre di più al proposito che Dio ha messo nel nostro cuore. Quindi io voglio dirvi che il Signore ha messo questo proposito nel mio cuore già da qualche tempo, qualche giorno. Però vorrei dire alla Chiesa che questo messaggio ha un proposito, ha uno scopo. Quale? Quale di martedì sera e di giovedì sera che di fare un digiuno come Chiesa, no? Di martedì sera e di giovedì sera. Un digiuno, no? Per poi dirò come e perché, lo scopo, no? Quindi quanti credono, quanti crediamo che Dio ancora oggi si fa trovare, amen? E che crediamo che nella potenza e nella preghiera del digiuno. Lo so che oggi forse si parla poco di questo, però è importante che noi anche facciamo e ci lasciamo guidare anche dal Signore. Quindi lo scopo di questo messaggio è perché possa animarci, possa incoraggiarci per un digiuno come Chiesa, sia del martedì e del giovedì. Io voglio aprire una parentesi in questo e non voglio essere polemico, però io capisco che oggi ci sono delle problematiche anche con le famiglie, con i ragazzi, anche per la distanza. Però io sentivo in questi giorni al telegiornale quella parola che parla lavoro intelligente in inglese, smart, com'è? Smart working. Sì, lavoro intelligente. Lavoro fatto da casa, giusto? Ok.
lavoro fatto da casa. C'è anche Lisa in mezzo di noi, amen, gloria a Dio, Lisa. Dio ti benedica, Lisa. Smart, lavoro intelligente, anche, l'ha detto qualche volta, l'ha detto anche fratello Davide, forse domenica, però l'ho sentito in questi giorni, e diceva questo giornalista che il lavoro intelligente, fatto da casa, cioè fatto da in quel lavoro fatto da casa, che praticamente più di tutti gli uffici, dice che ha provocato un danno del 20% all'economia, specialmente ai ristoranti, ai bar. Praticamente voi pensate che tutta la gente che lavorava negli uffici, invece di andare a fare la propria, che a casa non poteva andare a fare la propria a pausa a pranzo, quindi un 20% di danno all'economia, ai ristoranti, li collegate poi ai camerieri, poi alla distribuzione del cibo, al servizio di pulizia, quindi un danno veramente, diceva, un po' in questo periodo e anche prima. Io mentre ascoltavo questo dicevo, Signore, ma quando noi non siamo presenti nella casa di Dio, forse, Signore, provochiamo qualche danno? Non lo so questo. So soltanto che noi siamo zelanti per tante cose. Ma Gesù ha detto, siete zelanti per la mia casa. Amen. Quindi noi comprendiamo quando una persona non sta bene, comprendiamo tante cose, però comprendiamo anche che, comprendo anche se non potete essere presenti anche qua, nella, come la vostra presenza in questo digiuno, lo possiamo fare da casa. Però vi voglio incoraggiare a essere uniti in questo proposito, questo digiuno del martedì e del giovedì, come Dio ci sta guidando per uno scopo particolare. Amen. Perché Dio ha un proposito e noi lo vogliamo cercare, vogliamo cogliere questa opportunità. Questa è un'opportunità che Dio ci sta dando, perché Lui vuole ancora farsi trovare e manifestarsi in mezzo a noi. Amen. Quindi io vi voglio incoraggiare a essere presenti, sarà un culto del martedì, una preghiera del martedì e anche del giovedì, con questo digiuno, con uno scopo che adesso, che poi vi dirò, perché ancora Dio possa mostrare ancora la sua presenza. Quindi lavoro intelligente, Davide ha detto chiesa intelligente, quindi la chiesa da casa. Adesso io, anche i fratelli che sono a casa, io vi ricordo che anche, certo, noi possiamo stare a casa, anche perché molte volte abbiamo delle problematiche con i familiari, tante cose, però io ricordo che il lockdown non c'è, è finito, quindi possiamo venire nella casa del Signore e preghiamo che non ce ne sia un altro. Beh? Quindi io voglio dirvi, come ho detto, parlarvi di questo proposito, di questo messaggio che Dio ha messo nel mio cuore, e così, mentre meditavo, Dio ha messo dei versi, anzi, leggeremo insieme, di una donna, che voi già sapete che vi sto parlando, della regina Esther, questa donna determinata, preoccupata, pur essendo una regina, ma determinata, perché ha colto l'opportunità che gli stava presentando davanti, perché c'era un grave pericolo in quella storia, che voi sicuramente avete letto, era una grave situazione. Però quella donna, guidata da Mardocheo, credo che sia questo padre adottivo di lei, guidata, ecco, entrò in questo digiuno, in questo proposito. Dio ha compiuto un'opera potente per il popolo giudeo. Amen. Quindi nel libro di Esther, come abbiamo certamente avete letto, parla proprio di questo, sicuramente conoscete, è un libro, no? È un libro che il nome di Dio non viene mai pronunciato, però noi scorgiamo in ogni pagina, scorgiamo la sua mano, vediamo il suo intervento. Viene pronunciato, non so, forse più di 150 volte il nome di un re pagano, re Assuero. Però il nome di Dio non viene mai pronunciato, neanche si parla mai della preghiera, però si parla del digiuno, e forse, probabilmente, non so se loro hanno pregato, ma sicuramente era qui sottointeso che come loro pregavano, cercavano il Signore, accompagnato con questo, con un digiuno, credendo che Dio poteva intervenire. Quindi la Bibbia ci dice anche questo, anche come introduzione, dice che in 2 Corinzi 10,4 dice, Paolo dice, infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti
e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Qui c'era stato un personaggio che poi vedremo di nome Aman, che si era orgogliosamente innalzato al di sopra di tutti quanti, che poi alla fine fu innalzato e poi fu umiliato. La Bibbia dice che Dio fa grazia, resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. E dice qua l'Apostolo Paolo, qualche verso primo, parlando del Vangelo, dice: il nostro Vangelo è ancora velato, ed è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli. Ascoltate, il Dio di questo secolo, il Dio di questo secolo, il padre della menzogna, il diavolo, il Dio di questo secolo, principe della menzogna, ha accecato le menti, acceca le menti, perché non vengono alla conoscenza del Vangelo di Gesù Cristo. Ma Dio, dice, ci sono delle armi, ci sono delle fortezze, il diavolo vela le menti delle persone, ma Dio ti sta dicendo oggi alla Chiesa: ma io vi ho dato delle armi, e queste armi voi le dovete usare, e queste armi sono la preghiera, la parola e il digiuno, no? E quindi dobbiamo prendere questo e riconoscere che Dio ce l'ha date. Quindi lo scopo di questo digiuno qual è? È quello che Dio possa intervenire e noi possiamo pregare e intercedere con uno scopo ben preciso, perché Dio sta accecando le menti dei nostri familiari, delle persone intorno a noi. Quando noi testimoniamo, le persone sembra che non capiscono niente, sono accecate, non comprendono, non vedono. Lo scopo di questo digiuno è che Dio possa intervenire e rompere e distruggere ogni fortezza, di togliere ogni velo e di togliere e di rompere ogni incredulità, ogni macchinazione del diavolo che viene contro di noi, contro la Chiesa, nelle nostre case e nelle nostre famiglie. Amen? Dobbiamo essere realisti, fratelli cari. Io sono realista e guardo in faccia la realtà. Anni che siamo in Chiesa, anni che abbiamo aperto la Chiesa, anni che siamo qua. O Dio è cambiato, o siamo noi che c'è qualcosa che non va. Oppure Dio è cambiato, fatemi comprendere qualcosa. Oppure siamo noi che probabilmente abbiamo un po' resistito, ci siamo tirati un po' indietro. Ma Dio ha messo questo proposito nel mio cuore, di cogliere questa opportunità, di intercedere presso Dio, in favore di chi? Delle nostre famiglie, delle nostre case, delle anime, e che Dio possa ancora intervenire con la sua presenza quando le persone vengono qua, che Dio possa toccare il loro cuore. Amen? Quindi ci sono dei piani, il diavolo ha un piano, il diavolo ha dei progetti, ha dei piani malvagi, ha dei piani che vengono contro di noi, ha dei piani che vengono malvagi contro le nostre famiglie, contro le nostre case, contro i nostri figli, contro chi volete, ma Dio ha la potenza e ci ha dato queste armi che sono la preghiera e il digiuno per distruggere queste armi, perché Dio possa ancora intervenire. Allora noi che faremo? Pregheremo e chiederemo a Dio con la preghiera e con il digiuno: intervieni il Signore ancora nella mia famiglia, nella mia città, nella mia chiesa, manifesta e rompi e togli e distruggi ogni macchinazione del diavolo che viene per bloccare la tua opera nella mia vita, nella mia famiglia e nella chiesa. Amen? Ora, voi sapete che questa storia, questo libro della regina di Esther, quindi all'inizio racconta proprio questo episodio di questo re che era così allegro del vino, di vino, no? Una festa, parla di tre feste, questo, però non voglio entrare in questo perché sono importanti anche le tre feste, ma era la prima festa che lui aveva fatto questo convito, il suo cuore era allegro, e dice che andò e disse a chiamare la regina Vasti. Questa regina, davanti a questo invito, si rifiuta, e questo re, Assuero, irritato, decide di seguire i consigli dei suoi saggi, dei suoi consiglieri, ripudiando, mandando via la regina, quindi rifiutando questa donna, questo era qualcosa che da lì in poi, non per caso, perché nulla succede per caso, se voi leggete la storia, da quell'evento in poi,
sembra che la sorte, la decisione di, dopo che questa regina fu rifiutata, la regina Vashti fu rifiutata, ecco, mandata via, sembra che la sorte cade su una donna giudea, che poi viene fatta regina, il suo nome è Esther, questa donna giudea, una bella donna, una bella ragazza, una fanciulla, se voi leggete tutta la storia, è una storia commovente di come lei viene preparata, ci potrebbero, mi vengono in mente tante cose della chiesa, come potrebbe essere preparata, è una fanciulla giovane, giudea, tante cose che noi leggiamo nella Bibbia sorgono nel nostro cuore. Però questo, in questo racconto anche c'è anche un altro personaggio, se prendiamo dietro le quinte di questa donna, della regina Esther, con un giudeo di nome Mardocheo, che è questo padre adottivo di questa regina Esther, anche lui giudeo, e anche lui lì nel racconto di questo libro, questo uomo lì, non so in che modo, lui ascolta un complotto che viene fatto contro il re Assuero e lui informa la regina Esther, che poi era già regina, e a sua volta, a nome di Mardocheo, le informa il re e la vita del re viene salvata. A questo punto, dice, qualsiasi persona avrebbe chiamato, dice, ma chi è che ha sventato questo complotto verso di me? Avrei dovuto chiamare Mardocheo e ringraziarlo. Però sapete cosa è successo? Il re Assuero si era dimenticato, si dimenticò di lui, lasciò stare. Non si era ricordato di Mardocheo che gli aveva salvato la vita, dopo si ricordò, dopo venne poi in mente alcune cose. Ma in quello lì dice, si era dimenticato. Nel frattempo, pensate, nel frattempo, lì, proprio in questo racconto, in questo episodio, viene innalzato una persona, un personaggio di nome Anna, un personaggio orgoglioso, malvagio. E nel capitolo 3, al verso 13, dice così: furono mandate delle lettere per mezzo dei corrieri in tutte le province e il re perché si distruggessero e si uccidessero e si sterminassero tutti i giudei. Ora, questo Nama, quando vedeva alla vista di Mardocheo, che Mardocheo non si rifiutò di onorarlo, di inchinarsi, perché aveva avuto l'onore del re, non soltanto lui odiò Mardocheo, ma emise un decreto, emise, possiamo dire, questo complotto, questo sterminio di eliminare tutti i giudei che erano lì in quel luogo. Dice qua, gli giovani, vecchi, bambini, donne, in un medesimo giorno, i tredicesimi del dodicesimo mese, ciò che è il mese di Adar, si abbandonassero a sacrilegio e saccheggio i loro beni. Queste lettere contenevano una copia del decreto e doveva essere pubblicato a ogni provincia e invitavano tutti i popoli a tenersi pronti per quel giorno. E poi leggete la storia. Ora, la prima cosa che voglio dirvi, questo Aman, è una figura e non possiamo sottovalutarla. La Chiesa non può sottovalutarla. Dio sta parlando al mio cuore questi giorni. Noi non possiamo sottovalutare Aman. Qualcuno dice, non parliamo mai del diavolo. È vero, non ci va di parlare del diavolo. Egli è stato sconfitto, è come un cane che morde senza dente. Alla croce Cristo l'ha sconfitto. Però sappiamo che ancora oggi questo Aman, figura del diavolo, principe della menzogna, principe, autore di ogni malvagità, quindi che lui pieno di orgoglio, che voleva essere onorato, adorato, ma Dio lo cacciò dal cielo, questo cherubino, questo angelo, manifesta orgoglio, non ha pietà per nessuno, né per giovani, vecchi, bambini, donne, per nessuno. Lui odia l'umanità, lui usa delle strategie, menzogne, piani, progetti per distruggere l'uomo. Devi sapere una cosa, lui odia i cristiani, lui odia i figli di Dio, odia la Chiesa. Lui odia. Pensate a questo decreto
Mardocheo e tutti i giudei furono presi da una grande angoscia. Quando scoprirono questo, furono presi da una grande angoscia. Quando scoprirono questo decreto. Oggi, per noi, possiamo dire, non è più una novità. Sembra che oggi, no? La Chiesa sta vedendo queste cose, ma le sta vedendo, ma ci stiamo passando sopra, io per primo. Oggi non è più una novità, tutti i giorni davanti ai nostri occhi vediamo cosa sta succedendo nel mondo, nelle famiglie. È impensabile che una donna prenda e getta giù dal secondo, al terzo piano, non so, un bambino e si trova in una siepe. È impensabile che una donna, una persona, possa distruggere, ammazzare dei bambini o ammazzare dei genitori e tutto il resto. Questo è opera del diavolo. Questa è opera del nemico che agisce nel cuore delle persone. Non voglio dire che tutte le persone hanno problemi spirituali, questo è un altro paio di maniche. Un'altra cosa, il diavolo non dà, non prende il diritto su di noi se noi non gli apriamo delle porte. Allora lì un altro caso, lui non fa nulla se noi non apriamo delle porte, allora lui da mano entra. Sì, lui entra quando noi diamo diritto al diavolo di entrare, no? Però dice la Bibbia che noi siamo figli di Dio e tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Questo non vuol dire che sono tutti indemoniati, sono tutti posseduti, no. Però c'è un'influenza, c'è una influenza malvagia. L'apostolo Paolo parla di queste influenze, parla di queste gerarchie molto unite, di come agiscono i principati, no? Governatori, quindi sembra quasi un qualcosa di che governa, no? Con un grande, un governo, poi potestà, forse qualcosa di più leggero, forse una piccola città, come parla di principate, come un grande governo che governa, forse in un luogo, potestà, forse qualcosa di più leggero, di più piccolo, e di influenze malvagie, angeli decaduti che vengono e portano, che cosa portano? Portano malattie, distruzione, portano cose tremende nel cuore degli uomini perché vogliono distruggere l'umanità. L'apostolo Paolo parla di queste cose, per questo che lui dice fortificatevi nel Signore, siate fortificati nel Signore, indossate la completa armatura di Dio. E voi leggete in questo capitolo cosa dice l'apostolo Paolo, che lui è stato ispirato mentre lui era lì a Roma in carcere da questo romano, che lui era vestito da queste armi, e dice rivestitevi di questa completa armatura se volete resistere e combattere il diavolo. E poi vediamo qua che oggi sentiamo sui telegiornali vicino ai nostri al posto di lavoro, quanto bisogno c'è nelle nostre nelle case, dovunque tu li giri c'è un grande bisogno, un bisogno tremendo di Dio nel cuore delle persone. Io non voglio entrare in questo, però in questi giorni mi hanno chiamato e mi hanno detto, sai pastore, voglio chiederti una cosa, tu sai, conosci una qualcosa che si chiama Scientology? Io ho detto, Scientology, l'avevo letto da voi, non sapevo che cos'era questa Scientology. Sono andato a vedere, no? Mi sono informato, Scientology, che è questa chiesa, tipo una chiesa, io dico una setta, una cosa religiosa, dove non so dove è stata creata, forse cominciata forse dagli Stati Uniti, poi qua a Milano qualche tempo fa c'è stata una inaugurazione. Non so quante persone stavano entrando lì dentro. E si entra con un corso da 20 euro, tu hai una posizione. Un altro corso da 50 euro, tu hai un'altra posizione. Un altro corso da 100 euro, arrivi a un corso da 150.000 euro. Fin quando tu arrivi a una posizione così alta e poi succede un crack. Perché vedi che tutto quello che loro ti hanno detto, ti hanno fatto, è bugia, menzogna. E le persone poi cadono in una depressione tremenda senza via d'uscita. Questa è opera del diavolo. E le persone che sono disperate entrano in questa stanza con una macchina della verità, vengono fatte delle cose, gli vengono scritte, dette delle cose, loro parlano, queste cose vengono registrate, vengono messe nei cataloghi e poi quando tu esci dicono no, tu sei questo, hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo. Sanno tutto di te. Opera del diavolo. Perché le persone hanno un grande bisogno,
Le persone hanno bisogno di una testimonianza di un uomo che è uscito. Ho sentito una testimonianza di un uomo che è uscito, che ha denunciato questa cosa. È stato perseguitato forse, e volevano ucciderlo. Sette. Queste sono opere che il diavolo vuole distruggere. Le persone, odia l'umanità. Quindi oggi noi sentiamo queste cose qua. Quindi il popolo, però dobbiamo dire anche una cosa. Il popolo di Dio si trovava lì, in quella situazione, no? Quindi in cattività, in quel luogo lì, a causa anche del peccato. E dice in Deuteronomio, dice nel giorno io nasconderò di tutto il mio volto a causa di tutto il male che avranno fatto rivolgendosi ad altri dei. Dio aveva nascosto il suo volto. Loro non erano voluti tornare, erano rimasti lì, non erano tornati, erano in cattività a causa del peccato. Erano lì, erano dei giudei. Questo dobbiamo dire, sì, non possiamo sempre attribuire le colpe al diavolo. Certo che lui ha la sua colpa, lui ha le sue cose, le sue strategie, ma dobbiamo anche dire che dal momento che l'uomo ha peccato, l'uomo ha ceduto al peccato e da quel momento in poi qualcosa nel cuore dell'uomo è successo. L'uomo ha cominciato a allontanarsi da Dio, ha fatto del suo cuore, del suo essere, si è messo al di sopra di Dio. Lui ha scelto di essere Dio, non vuole sapere di Dio, non gli interessa di Dio, vive nel peccato. Quando gli parliamo di Dio, le persone non vogliono sapere niente. Questo a causa del peccato, perché dice la Bibbia che l'uomo per natura è morto nei falli e nei peccati, è morto separato da Dio. Quindi oggi le persone che si rivolgono a altri dei, si rivolgono a altre cose, si rivolgono perché le persone hanno un grande bisogno. Ma il peccato è stato la causa di tutto, la causa delle guerre, la causa della malattia, la causa di tanti problemi che ci sono oggi nel mondo. La causa ha un'origine, è stato il peccato che è entrato nella società e nel mondo e nel cuore dell'uomo. Ma sappiamo che c'è una buona notizia, che dice la Bibbia che Dio ha tanto amato il mondo e ha mandato il suo unico figlio Gesù affinché nessuno perisca, ma affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Lui è venuto a cercare, a salvare colui che era perduto. In Cristo noi abbiamo la libertà, abbiamo la vittoria. In Gesù noi abbiamo la vittoria. Dice la Bibbia in capitolo degli Atti che Gesù di Nazaret, Dio l'ha unto di potenza, è andato dappertutto guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. Dice la Bibbia in 1 Giovanni 3, se non sbaglio, dice la Bibbia che Gesù è venuto a distruggere le opere del diavolo. Amen. Quindi in Cristo, in Gesù, noi abbiamo la vittoria. In Lui solo e in nessun altro nome che ci è stato dato sul cielo, sulla terra e sotto terra. Solo nel nome di Gesù c'è salvezza e c'è libertà. Quindi, andando avanti, dice che nei versi che seguono, dice che tutti quanti erano presi da questa angoscia e Mardocheo incomincia così anche lui a pregare, a digiunare. Comincia, lì dice la Bibbia che tutti i giudei cominciavano a pregare, a digiunare, a lamentarsi e davanti a questa situazione che sembrava non aver via d'uscita. E questa donna, regina Esther, che era lì alla corte del re, Mardocheo gli manda delle cose, delle notizie, e gli disse di presentarsi davanti al re per domandare la grazia e il favore del re e per intercedere in favore del suo popolo. E voi se leggete la storia, no? Io adesso voglio leggere questi versi, no? Dal capitolo 7 dice: Mardocheo gli narrò tutto quello che gli era venuto e gli indicò la somma del denaro che Anam aveva promesso di versare il tesoro reale per distruggere i giudei. Sto parlando del capitolo 4 di Ester, dal versetto 7. Capitolo 4, dal versetto 7, rileggo: Mardocheo gli narrò tutto quello che gli era venuto e gli indicò la somma di denaro che Aman aveva promesso di versare al tesoro reale per distruggere i giudei. Gli diede anche una copia del testo del decreto che si era prolungato a Susa per il loro sterminio, affinché
lo mostrasse ad Esther. Questo documento doveva arrivare a Esther. La informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per domandargli la grazia e per intercedere in favore del suo popolo. Atac tornò ad Esther e le riferì le parole di Mardocheo. Lei ricevette la notizia. Esther, tu devi presentarti davanti al re. Allora Esther ordinò di nuovo una risposta a Mardocheo e disse a dire a Mardocheo: tutti i tuoi servitori del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno, uomo o donna, che sia, entra nel cortile del re interno senza essere stato chiamato, una legge che è uguale per tutti deve essere messa a morte, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro, nel qual caso sia salva la vita. E io sono già da 30 giorni che non sono stata chiamata dal re. La risposta di Esther verso Mardocheo non era molto rassicurante, era preoccupata. Diceva: se io vado lì, se lui non stende lo scettro, io rischierò la vita, sarò messa a morte. Quindi era preoccupante la situazione, era preoccupante per lei, per Mardocheo, era molto preoccupata. Però questa donna incomincia qualcosa nel suo cuore. Io prego che questa mattina, e ho pregato in questi giorni, che qualcosa incomincia a cambiare nel tuo cuore, che sii una donna, un uomo determinato nel tuo cuore. Non so come, qua dice che qualcosa incominciò a cambiare nel cuore di Esther. Era una regina, era lì al sicuro al palazzo del re, ma dice che Mardocheo gli disse: regina Esther, ascolta questo. Risposta di Mardocheo, dice qua: Mardocheo fece dare a Esther una risposta. Non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei, perché sei nella casa del re. Oh, alleluia, siamo nella casa del re, nella chiesa, siamo al sicuro, gloria a Dio, alleluia, battiamo le mani, siamo il Signore, amen, siamo nella casa del re. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa del tuo padre, di tuo padre, perirete. Che sia, e chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. La risposta di Mardocheo, qualcuno teologo studioso dice che Mardocheo qua fa quasi una confessione di fede, credendo, dicendo questa risposta a Esther, dice: non, se tu taci, se tu non ti presenti davanti al re, se tu non sei determinata, se tu non hai questo coraggio, sappi che liberazione e soccorso viene dato da un'altra parte. Qua non ci parla chissà di quale cosa, di quale messaggio, però qualcuno ha detto che questa fosse una confessione di fede da parte di Mardocheo, credendo che se lei taceva, Dio poteva e era in grado e poteva ancora fare e continuare un'opera potente per il popolo dei giudei. Fratelli cari, io ve l'ho sempre detto e continuerò a dirlo: se non siamo noi, Dio ne chiamerà altri, però la sua opera Dio continua ancora a fare. Ma io voglio essere presente e voglio continuare a credere che voglio essere usato da Dio per essere uno strumento nelle sue mani e cogliere un'opportunità e non fermarmi, perché credo che ancora oggi il Signore può guarire, può salvare, può liberare e fare cose meravigliose. Mardocheo ricordò alla regina Esther che se anche si faceva parte della casa reale e se non avrebbe rischiato la vita stessa per presentarsi davanti al re, sarebbe caduta sotto le mani di Anna lo stesso. Grazie a Dio che lui ci ha liberati, ci ha salvati. Noi siamo al sicuro nella casa di Dio. Noi veniamo qua in chiesa. Sapete, cari, io vorrei e mi piacerebbe ancora presentare la chiesa, e questo credo che sia qualcosa di più di tante altre cose, di presentare la chiesa, di quanti missionari e di quante persone hanno dato la vita per Gesù, di quanti uomini, di quante donne hanno rischiato la vita di Gesù. Quando ero in vacanza, fratello Antonio mi ha mandato un video, Giosuè Iorio, io non so, pianto,
della Chiesa perseguitata, della Chiesa in Russia, della Chiesa in Cina. Sapete, oggi la Chiesa che cresce di più è la Chiesa perseguitata, è la Chiesa che soffre, è la Chiesa che sa cosa vuol dire il Vangelo di Gesù Cristo. Non di palazzi, non di palazzi, non di automobili, non di soldi, entrate, uscite, ministeri che vengono corazzati di qua, di là, come se sono dei re. Paolo diceva: io sono in veglia, in digiuno, soffro per il Vangelo. Leggete la storia di questo uomo. Porto il marchio di Cristo sul mio corpo, e oggi abbiamo fatto del Vangelo un qualcosa di materiale, di questo. Dio, aiuta la tua Chiesa, aiuta il tuo popolo. Siamo felicemente qua nella casa di Dio, veniamo domenica dopo domenica, ma ci sono persone intorno a noi che muoiono e che non hanno Gesù. Forse Dio non ci chiama a rischiare la vita, e forse Dio non ci chiama ad andare chissà in quale missione. Io scherzo sempre con Elisa e dico: Signore, tu chiamerai lei per una missionaria. Scherzo sempre con lei, però non so, Elisa, cosa farà Dio di te, e non so cosa farà Dio per me, e non so cosa farà Dio per voi, però so una cosa: che lui non ci chiama forse a rischiare la vita, però ci chiede almeno un'opportunità che lui ci lascia di presentarmi davanti al Re in digiuno, in preghiera, di pregare e di intercedere per le vostre famiglie, per le vostre case, per questa città e per questa nazione che sta morendo sotto il complotto e i principati e le potestà del diavolo. Dio questo ci chiede, fratelli, e noi vogliamo rispondere. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Non pensiamo, dice, anche se Dio non ci chiama questo, però pensiamo a quelli di fuori. Regina Ester era nel suo palazzo del re, però disse: non mi importa, io rischierò la vita. Non mi importa, anche se sono qua per il mio popolo, rischierò la vita. E cosa fece questa donna? Fece, proclamò un digiuno, lei con le sue ancelle, con le sue fanciulle, di 3 giorni, pregando e digiunando per presentarsi davanti al Re. Alleluia. Questo è quello che Dio ha messo nel mio cuore questo giorno. 2 giorni, se tu vuoi farlo di 2 giorni, come Dio ti guida, non devi dirlo a me, perché il digiuno è fatto per il Signore, davanti al Signore. Quando digiuniamo, digiuniamo davanti a Dio e davanti al Signore. Non voglio farvi uno studio sul digiuno, perché noi conosciamo chi lavora, chi altre cose, sapete voi come dovete fare, sapete voi il tempo che voi avete, però Dio ci chiede: non perdete questa opportunità di digiunare, di pregare in favore del popolo, della vostra famiglia, della vostra casa, per la città di Fossano, per la vostra chiesa. Alleluia. Amen. E dice che nel giorno, dice capitolo 5, dice: il giorno, il terzo giorno, Ester si mise davanti a veste reale e si presentò nel cortile interno della casa del re, di fronte all'appartamento del re. Il re era seduto sul trono reale nella regina di fronte all'entrata. Quando il re vide la regina Ester, io non so come si è sentita questa donna davanti a questo re, non so se le gambe gli tremavano, no? In piedi nel cortile, non è che il re la mandò a chiamare, è lei che si presentò davanti al re, lei andò davanti al re. E quando il re la vide, regina Ester in piedi nel cortile, lei guadagnò la grazia. Il re stese verso di lei lo scettro d'oro che teneva in mano. Ad Ester si avvicinò e toccò la punta del scettro. Allora lei disse: che hai, regina Ester? Che domandi? Eccetera, eccetera. Leggete poi il racconto. Comprendete qua che questa donna, non so in che modo, ma sicuramente con una saggezza tremenda, riuscì a fare un complotto contro Aman. Questo Aman, che era un uomo orgoglioso, un uomo che voleva uccidere Mardocheo, che preparò una forca per Mardocheo, lui finì sulla forca, mentre Ester e Mardocheo ne uscirono vittoriosi. Per cosa? Per la potenza del digiuno, per la potenza
di una determinazione, di una preghiera. Ora cosa voglio dirvi qua? Qui c'è un messaggio potente qua di questi versi che ho letto. Un messaggio per noi che ci anima, che ci incoraggia, che ci anima e che ci incoraggia. Quindi qua dice che questo re era seduto sul trono e aspettava, era lì, non è che stava, era lì, dice che lei si dovette presentare davanti al re e lei sapeva bene che se il re non avrebbe steso lo scettro d'oro, lei avrebbe rischiato la vita, sarebbe stata uccisa, aveva pregato, aveva digiunato. Quindi lei si presentò lì davanti al re e il re gli diede un'udienza, la accolse, disse: Regina Esther, che cosa hai? Qui c'è un messaggio per noi questa mattina, principalmente una cosa, con ordine voglio dire queste cose, perché sia chiaro. La prima cosa, noi abbiamo un re che è seduto sul trono e che ha vinto per noi. Questo re si chiama Gesù, il Figlio di Dio, Re dei Re e Signore dei Signori. Dice nell'Apocalisse che egli si è seduto sul trono e ha vinto, e si è seduto col Padre sul trono. Oggi noi con la cena del Signore rappresentiamo oggi e ricordiamo la morte e la risurrezione di Cristo, che ha vinto al Calvario per ognuno di noi. E dopo la sua risurrezione dice la Bibbia che egli è stato esaltato e siede alla destra di Dio Padre. Egli è il Re dei Re e il Signore dei Signori. Non c'è altro re, non c'è altro Signore all'infuori di Lui. Amen. Amen. Egli è colui che siede sul trono. Egli è il Re dei Re e il Signore dei Signori. Oggi, il suo trono, oggi, è un tempo di grazia. Il suo trono non è un trono di giudizio. Un giorno, per quelli che lo avranno rifiutato, sarà un trono di giudizio. Dio verrà a giudicare le nazioni, le genti. Dio verrà a giudicare coloro che avranno rifiutato il Figlio di Dio. Un giorno Dio e Gesù ritornerà e ci sarà un giudizio di Dio su tutta la terra, su tutti gli uomini, piccoli, grandi, re, grandi, nazioni, tutti lo vedranno. E ognuno Dio conoscerà e saprà giudicare e saprà come fare. Ma oggi è un trono di grazia. E chiunque, giovane, piccolo e grande, non così soltanto perché lo dice il pastore o perché viene scritto qualcosa su un foglio e ti dicono vai e sei salvato, no? Vai e sei salvato. Leggevo qualche tempo fa di una storia di qualcuno, non so di qualche, nel 1800 c'era questa dottrina di qualcuno, non mi ricordo più, chiamata santinismo, qualcosa del genere, che ancora oggi è vera, che dicono vai a Gesù, confessa che è Gesù il Signore, credi solamente, egli nel tuo cuore, ci credi? Sì. Credi che lo Spirito Santo è un buono? Sì. Credi questo? Sì. Basta, sei a posto. Senza nessun pentimento, senza nessun ravvedimento, senza comprendere nulla. Poi le persone vengono ingannate così, forse anche da un Vangelo predicato all'acqua di rose, un Vangelo superficiale. Le persone dicono, ah, mi è stato detto questo, ho fatto questo, poi magari vai dal pastore e dici, ah pastore, oh non so, ma io ho fatto quella confessione di fede e allora se mi trovo nella prova, mi trovo nella difficoltà, e il pastore magari dice, bene, ritorna lì e fai di nuovo queste cose. Quando magari non c'è nessun pentimento, nessun ravvedimento, non c'è una gioia, una pace, una certezza, una testimonianza dello Spirito Santo dentro i nostri cuori, che Lui è venuto a dimorare e ci ha salvati. Quindi, quando c'è un vero pentimento, un vero ravvedimento, io ti voglio dire che il trono della grazia oggi è aperto. E Lui, se tu vai a Lui con tutto il tuo cuore, Lui questa mattina ti darà udienza. Udienza! Ti darà udienza e ti dirà, bene, se tu credi in me, nel mio sacrificio, io ti darò udienza e ti parlerò al cuore e ti darò che solo in me e solo in Cristo potrai avere pace. Solo io ti posso riconciliare con il Padre. Solo io posso giustificarti davanti al Padre. Solo io posso toglierti ogni sacrificio
senso di colpa, solo io sono la salvezza. Quando una persona si pente, c'è un vero cambiamento, un rivedimento, e corriamo al Padre per mezzo di Gesù, allora il Re, il trono di grazia, ancora oggi aperto, lui ti darà udienza, e quando lui ti darà udienza non sarà un pastore, ma sentirai nell'intimo del tuo cuore che Gesù è venuto a dimorare, e succeda quel che succeda, vengono le tempeste, vengono l'avversità, saprai, come dice Davide, oh Dio, tu sei il mio Dio, non un Dio qualsiasi, non un Dio lontano. Oggi la gente prega un Dio nel tempo, nello spazio, e non sappiamo dov'è. No, Davide diceva, io Dio, oh Dio, io so che tu sei il mio Dio. Amen. Il mio Dio, il trono di grazia oggi è aperto, e viene e ti dice, vieni, io stendo il mio scettro e ti dico, vieni, che ti accolgo nella mia presenza, voglio fare di te una persona nuova. E per i suoi figli, oh, ancora oggi possiamo dire di cogliere questa opportunità, no, di questa opportunità che lui ci dà, di togliere, di chiedere a Dio, Signore, liberami dall'incredulità, liberami dalla pigrizia, liberami, Signore, ma che colga questa opportunità di andare davanti a te, perché oggi io credo ancora che questo progetto, questo proposito di preghiera e digiuno, di cogliere questa opportunità. Perché quando io prego e quando noi digiuniamo, entriamo nella presenza del Signore, davanti a Lui, al trono di grazia, è un trono di misericordia, di grazia, per essere soccorsi al momento opportuno, Lui dice, venite, entrate e venite davanti a me. Io vi do questa opportunità, intercedete e pregate, digiunate in favore delle vostre famiglie, dei vostri figli, delle vostre case, dei vostri amici, della vostra chiesa, del vostro pastore, delle vostre vite, perché Dio vuole ancora manifestare la sua presenza in mezzo a noi. Quindi qualcuno, noi possiamo dire grazie oggi, Signore, che possiamo entrare nella tua presenza, noi possiamo entrare in virtù di quel sangue prezioso nel luogo santissimo oggi, e poi quando preghiamo e digiuniamo possiamo sapere per certo che Gesù è venuto a aprire la via, e noi possiamo entrare in quel luogo e pregare e intercedere in favore delle anime, e Dio ascolterà la nostra preghiera. Amen. Perché Lui ha aperto una via recente e vera. Io voglio concludere con questo, e finisco: non perdere questa opportunità che il Signore ti mette davanti. In questi giorni di preghiera e di digiuno, in questo proposito, tu puoi dire, oh, sono soltanto un pensiero del pastore, per me non ha valore, io sono giovane, io sono già anziano, io non sono soltanto un membro di chiesa, non sono un pastore, non sono niente della chiesa. No, ti voglio dire che tu sei importante, perché tu sei un figlio e una figlia del Re. Egli ti ha salvato. Egli ti ha dato il diritto, ti ha fatto una sua figliola e un suo figliolo. Quindi tu puoi entrare, hai libero accesso come il pastore, come ognuno di noi, entrare nella presenza del Signore. Quindi non perdere questa opportunità che Dio ti dà di preghiera e di digiuno. Organizzati, preparati, tu sai come fare per cercare il volto del Signore, per intercedere per le anime, per te, per la tua vita, per la tua famiglia, per i cari che sono vicino a noi, per la Chiesa. Che Dio possa rompere attraverso la preghiera e il digiuno ogni macchinazione del diavolo. Dice la Bibbia che nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Nessuna arma. E quando l'avversario verrà, lo Spirito del Signore come una fiumana lo metterà. Quando? Quando noi preghiamo e digiuniamo. Quindi, questo è importante. E se tu manchi in questo, se noi manchiamo in questo, ascolta, egli potrebbe realizzare il progetto con qualcun altro, ma tu ne soffriresti tanto. Tu ne soffriresti tanto. Egli potrebbe realizzare il progetto con qualcun altro, ma tu ne potresti soffrire. Ma la risposta è questa mattina, no, Signore. Io non voglio che il tuo progetto, il tuo piano, il tuo proposito sia realizzato da altri. Benvenuto anche tutti gli altri, ma io voglio essere io presente, protagonista, cogliere questa opportunità e mettermi davanti a te in preghiera e digiuno, in favore
della mia famiglia, per la mia vita, per la Chiesa, per le anime, perché tu possa ancora rispondere alle nostre preghiere e distruggere ogni macchinazione del diavolo, ogni farma fabbricata che viene contro di noi, contro la Chiesa, e manifestare ancora la sua gloria. Voglio dirti una cosa, anche se tu non credi, forse in mezzo di noi ci sono persone che dicono sono solo storie, sono solo fantasie, non lo farò. Bene, se tu non lo farai, sappi una cosa, questa non è una minaccia, ma è una sfida che Dio ti dà. Io continuerò a realizzare il mio progetto attraverso altre persone, ma tu ne soffrirai, vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. Dio ti dice, cogli questa opportunità, prendi questa opportunità, sii determinato e credi nella mia parola questa mattina e vedrai che ancora Dio manifesterà la sua gloria nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, in questa città e nella sua chiesa. Amen? Quindi vogliamo cogliere con tutto il cuore questa opportunità. Alziamoci in piedi. Grazie Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Signore. Benedetto il tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria a te, Padre. Alleluia. Santo sei, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Alleluia. Se i fratelli vogliono venire, anche i musicisti qua, mentre spezzeremo il pane. Alleluia. Prenderemo il pane, spezzeremo il pane, prenderemo il vino, i fratelli passeranno al posto, come sempre, sarete al vostro posto, alleluia. Quindi ricordo che noi, come sempre, come ministerio, come pastore, per tutelare le persone, consiglio sempre di prendere il pane, il vino, alle persone che hanno fatto un patto col Signore, un battesimo in acqua, vivono una vita col Signore, consacrata a Lui, alleluia. Grazie Signore, perché Dio vuole questo, Signore, che noi abbiamo una vita consacrata, come dice la Bibbia, gli Atti degli Apostoli, loro prendevano il pane, spezzavano il pane, erano persone che avevano fatto un battesimo, c'era un ravvedimento dei loro cuori, entravano nella casa, pregavano, rompevano il pane, mangiavano il pane ed erano assidui al tempio, erano persone che vivevano una vita con Cristo, alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Signore, per questa cena, amen, grazie per questi simboli, e io voglio incoraggiarti mentre prenderai il pane e il vino, che possono, questi simboli di benedizione possono essere di benedizione per la tua vita, salute per il tuo corpo, ma anche puoi questa mattina dire, Signore, aiutami a mettere in pratica ciò che ho ascoltato questa mattina. Aiutami. Aiutami a mettere in pratica. Sapete, la regina Esther ha dovuto fare una scelta. Tu devi fare una scelta questa mattina. Devi decidere. Alleluia. Devi decidere di servire con tutto il tuo cuore il Signore. Arrenditi a Lui completamente. È una resa completa a Lui. Alleluia. È una determinazione, in un coraggio che Dio ti darà quando tu farai il primo passo. Molti dicono, oh, non riesco a pregare, non riesco a digiunare, sto male. Certo, la carne non vuole fare questo. Il diavolo non vuole che noi facciamo questo. E noi stessi, tutto quanto, noi non vogliamo che fare questo perché è veramente contro la nostra natura, alleluia. Ma io ti dico che tu hai una natura nuova e Cristo vive nel tuo cuore ed Egli ti ha dato il suo spirito. Affidati a Lui, confida in Lui. Chiesa del Signore, niente viene senza sacrificio. Ti costerà qualcosa. Noi non vogliamo pagare il prezzo. Noi non vogliamo un sacrificio, ci costa, non vogliamo, ma paghi il prezzo. Allora vedrai come Dio comincerà a operare nella tua famiglia, nella tua casa. Vedrai come Dio opererà nella tua, in questa chiesa, nel ministerio. Esther ha dovuto pagare un prezzo, Esther era determinata, aveva ascoltato nel suo cuore come Dio aveva parlato, alleluia. Era preoccupata, era angosciata. Signore, stiamo bene nella tua casa, sì. Siamo bene ai culti, lodando il nome del Signore. Ma ci sono persone e persone fuori, italiani, italiani fuori, persone fuori da questo luogo, che vanno dritto all'inferno, che muoiono per l'eternità. E la Chiesa ha bisogno di pregare, di digiunare e di intercedere in favore di quest'anima presso il Re. Alleluia.
Grazie Signore. Fratello Giovanni, fratello Giorgio, venite pure. Gloria al tuo nome santo. Grazie Signore. Signore, perché questo è un giorno meraviglioso, alleluia, di celebrare la cena del Signore, ricordando la tua morte sulla croce, che hai dato la tua vita, il tuo corpo è stato dato per noi, per le nostre lividure, e il tuo sangue che è stato versato per i nostri peccati, dove c'è guarigione, dove c'è perdono, dove c'è giustizia, dove c'è pace. E ti ringraziamo, Signore, perché le tue mani che hanno toccato malati, hanno guarito infermi, hanno fatto cose tremende. Quella stessa notte ha preso il pane Gesù e lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è stato dato per voi sulla croce. Allo stesso modo Gesù prese il calice del vino, disse: questo calice è il simbolo del nuovo patto del mio sangue. Il sangue di Gesù che purifica, che lava, che perdona ogni peccatore che va a Lui con fede e crede nel suo sacrificio. C'è potenza nel sangue di Gesù. Ti ringraziamo per quel sangue versato. E oggi, Signore, noi veniamo davanti a Te e Ti ringraziamo per questi simboli. Signore, che Tu li possa benedire e possano essere di benedizione per noi. Signore, Ti ringraziamo, Padre, che benedici ancora e sigilli la tua parola nel nostro cuore, nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo un canto mentre i fratelli si preparano. Alleluia, grazie Signore. Io so che
chiesa la guida, saremo con lui. Insieme. Grazie Signore. Alleluia. Amen. Grazie fratello. Alleluia. Lode a te Signore. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Alleluia. Padre. Aprire il nostro cuore a te Signore. Benedirti Signore. Ringraziarti Padre. Gloria al tuo nome Signore. Alleluia. Grazie Signore. Lode a te, Padre. Oh, lode, io credo che non sia il momento più bello, più glorioso, più soave, sublime, alleluia, della cena del Signore, alleluia. Benedetto il nome del Signore, alleluia. E grazie, Signore, perché noi vogliamo oggi prendere questo pane, simbolo del tuo corpo, alleluia, e ringraziarti perché tu hai dato la tua vita per noi sulla croce. Grazie, Gesù. Amen. Vogliamo prendere questo pane insieme, mangiare il pane. Grazie Signore, grazie Signore. Prendiamo il vino insieme, alleluia, con lo stesso cuore, alleluia, lo stesso spirito davanti a te Signore, e ci ricordiamo di quel sangue sparso, una goccia di quel sangue sparso sulla croce, c'è potenza da perdonare tutta l'umanità, alleluia, c'è potenza in quel sangue. E ti ringraziamo per il sangue prezioso di Gesù. Prendiamo il vino insieme. Alleluia. Grazie Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie Signore. Della tua grazia, Signore, del tuo amore. Vogliamo lodarlo, ringraziarlo per la croce, alleluia. Gloria al tuo nome. Alleluia. Gesù prese la croce. Portò la sua vita su quel legno di croce. Alleluia. Gesù disse oggi: chi vuole prendere la sua croce e mi segua, e rinnegare se stesso, morire se stesso, morire al proprio io, morire all'orgoglio, morire alla carne, morire, alleluia, per essere un uomo, una donna di intercessione, alleluia, per essere un intercessore davanti a me. Il trono della grazia è aperto. Io stendo il mio scettro d'oro, il mio favore esteso su di te, entra nella mia presenza, il mio favore, il favore del popolo, della chiesa, dei tuoi familiari. Io ascolterò la tua preghiera, alleluia, gloria al tuo nome. Se, e vogliamo concludere con questo canto, caro al nostro cuore, che molte volte abbiamo cantato, Signore, però che non sia un canto ma una preghiera. Se il mio popolo, il quale ha invocato il mio nome, si converte dalle sue vie malvagie, cerca la mia faccia e prega, io guarirò il paese, io interverrò. Amen? Vogliamo pregare insieme con questo canto, che non sia un canto ma una preghiera, prima di concederci da questo culto. Alleluia. Alza le tue mani al cielo, che non sia una preghiera, che non sia un canto ma una preghiera verso il Signore, chiedendo a Lui la forza e la grazia, alleluia, e l'aiuto. Dio interverrà in tuo favore e non mancherà di rompere quelle catene, di spezzare quei complotti e di distruggere ogni meccanazione del diavolo, alleluia, che viene contro di te, viene per distruggere la tua vita, alleluia, gloria a Dio. Ma Dio interverrà, alleluia, per la tua guarigione, alleluia, per il tuo corpo, alleluia, alleluia. Tu che stai pregando per i tuoi familiari, tu che stai pregando per tuo fratello, per tua sorella,
alleluia, per la tua famiglia, alleluia, per qualche anima al posto del lavoro, prega, intercedi, digiuna e Dio interverrà, alleluia, presenza di Dio qui, oh, alleluia, santo, tremendo il Signore, sei buono, yes, God, su quale invocato il mio nome, yes, God, yes, God, alleluia, somiglia vega che cerca la mia faccia, torna indietro da nessuno. Thank you.
confidiamo in te, alleluia, nella tua fedeltà, nella tua grandezza, nella tua onnipotenza, Signore. Signore, grazie, accompagnaci nelle nostre case. Vogliamo andare a uscire da questo luogo animati, alleluia, animati, incoraggiati dalla tua parola, dalla tua presenza, e incominciare ancora questa settimana come Dio vi guiderà, fratelli. Non prendete, non siate, come dire, sentiti troppo appesantito. Sentiti come Dio ti guida, alleluia. Fai come il Signore ti guida, alleluia. Chiedi a Lui, prega a Lui, cerca a Lui, e Lui ti guiderà in ogni cosa. Fai come il tuo cuore, come Dio ti detterà il tuo cuore, e questa sarà la strada che Dio indicherà per te. Soltanto prendi con forza, con determinazione, questa opportunità che Dio ti ha dato, alleluia, e credi ancora. E uniti insieme in questo proposito, alleluia, credo che sarà solo un inizio, ma Dio ne avrà altri ancora, perché possiamo ancora vedere la faccia del Signore e il volto di Dio e la sua presenza nella nostra vita e in questa chiesa che Dio vuole risvegliare. Ti ringraziamo, accompagnaci alle nostre case e rimani ancora sempre con noi in ogni momento. Te lo diciamo e te lo chiediamo in un solo nome, Gesù Cristo, tuo Figlio, benedetto in eterno. Amen. Fai un forte applauso al Signore Gesù, che è degno di gloria e di lode. Lui solo è degno. Dio vi benedica in questa settimana, una buona domenica nelle vostre famiglie e nelle vostre case. Dio benedica le vostre case, i vostri figli e tutto quello che Dio vi farà da fare. Nel nome di Gesù. Amen.